Questo viaggio col Pandino 4x4 è stato suddiviso in più puntate. Se non hai visto la prima, te la linko qui sopra. Andiamo a fare l'alta via del Pramand. Qui sopra c'è un forte, noi dormiremo lì, poi dopo saliremo, andremo domani proprio su in cima. Oggi dormiamo qui sopra e si risale. Siamo stati giusto un'ora per fare benzina e la spesa e siamo risaliti subito. Mamma mia, che strada! Eccolo, è entrato in modalità off-road, guardalo, guardalo, stacca la schiena dal sedile e si avvicina al volante per avere maggiore... Lo stesso ponte di l'altro anno quando siamo andati a fare il viaggio a Limone Piemonte. Il ponte non è lo stesso, è simile, ma è fantastico. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind. Ragazzi, questa strada è uno spettacolo. La dovrebbero far diventare patrimonio dell'UNESCO. È impressionante. Cioè, guardate. Guardate questo muro. Per fare la strada, guardate che cosa hanno creato. A me mi vengono i brividi. Altro che cemento armato. Tutti mattoni, quelli addirittura sono mattoni a secco, questi sono cementati, questo è cementato, ma quello a secco, guarda quanto è alto. Vai, altre pecore, che belle. Ragazzi, siamo arrivati. Questa sarà la parte di dietro, le caserme che stavano di dietro. Noi andiamo direttamente al forte. Wow, arrivati ragazzi. Wow, non siamo i soli. Guarda qua. Vai, parcheggia. Questa sera abbiamo un panorama fantastico. Spalle coperte. I grew up in a place where they told you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. Ad un'altitudine di 2153 metri venne costruito nel 1905 il Forte Pramand sull'omonimo sperone roccioso, costituita da un parallelepipedo di calcestruzzo e protetta da uno spalto erboso e inclinato, difendeva le provenienze nemiche da Cesana e Bardonecchia. Inoltre copriva le spalle al forte Caberton. Montava sulla sommità quattro grandi cupole a pozzo armate con quattro cannoni da 149-35. La batteria Pramand intervenne con il fuoco dei suoi
suoi cannoni contro la Francia nel corso della breve battaglia delle Alpi. Dopo l'8 settembre 1943 la batteria venne abbandonata dai militari di presidio e nel 1945, quando i tedeschi si ritirarono dalla Val di Susa, fecero saltare la batteria rendendo inutilizzabili le cupole e i cannoni. Forte Pramand. Salve. Contanto che sono le 11 di sera e noi stiamo facendo. Luca sta facendo i video. Ci sono le macerie perché qua i tedeschi hanno fatto esplodere, hanno messo le mine e hanno fatto esplodere il forte. Ah, il forte è molto bello, sta in cima alla montagna. Luca è già salito. Se ci stanno i pipistrelli, è volato via qualcosa. È stato completamente svuotato, non c'è rimasto veramente nulla. Secondo piano. Dal secondo piano si accedeva alle quattro cannoniere che si trovano di sopra. Ah, pure qua manca un pezzo. Questo è fuori. Ok, da qua si accedeva alle cannoniere, eh? Quasi 2 metri. E da qua si esce. Da qua si va sopra sul tetto. Ecco. Queste sono le... Qui c'erano le cannoniere, i cannoni a cupola. Ora stiamo uscendo sul tetto. Mi trovo sul tetto. Ragazzi, è immenso. Sotto c'è il paese. Allora, questa è la parte che è stata colpita più duramente. Veramente esplosa. Io penso che questa era la sala macchine. Qui c'era il gruppo elettrogeno, c'erano le attrezzature, quelle tecniche. Ok, scendiamo un attimo con attention. Ok, sì. Qui c'erano i motori, infatti si vedono lì 4 viti. L'esplosivo ha mandato indietro il muro. Guarda qui che botta. Si vede chiaramente la linea del muro, che è questa, la linea è questa, e il muro indietreggiato di 50 centimetri è andato a finire nell'intercapedine. Caspiterina. È bello, un po' come giocare a nascondino. Senti, ma l'hai vista la galleria? L'hai vista la galleria? Ti sei perso la galleria, Fighissima, porta da un'altra postazione. Mi stava preoccupando. Allora. Ragazzi, fare questo di notte è ancora più emozionante, perché un po' ti caghi addosso, a dire la verità, è veramente figo. Buongiorno ragazzi, oggi è sabato 22 luglio, questa notte abbiamo dormito al forte Pramand, uno spettacolo. Ieri sera abbiamo fatto esplorazione notturna, ha tutto un altro fascino, c'hai una certa strizza a girare di notte.
Stiamo facendo colazione con calma. Questa mattina ci siamo svegliati col sole. Stamattina ho visto l'alba. Mi sono alzato alle 6 perché dovevo andare in bagno. E il sole era appena salito dalle montagne. Porca. Uno spettacolo fantastico. Yeah. Una moto. Ciao, buongiorno. Cioè, in via vai sto forte. Tanti forti, tante cose, tante belle cose che ci aspettano ancora. Ora smontiamo il campo, finiamo di fare colazione. Il forte. Avere il forte alle spalle è fighissimo. Allora, si sale proprio sul tetto dove c'erano i quattro cannoni a cupola. La campana era circolare, 1, 2, 3 e 4. Spettacolare. Ok, continuiamo la strada. Le moto continuano. Vai, a tutto gas. Sgommata. Come sarà? Guardalo come guida, col telefono fuori dal finestrino e con la mano e un quad. Quad ci passiamo? Ci passiamo. Video, accendi i fari. Questa galleria è molto lunga. Accendiamo i nuovissimi fari qua. Ci siamo appena arrivati? Già incastrato? Appena partito? Sono delle grotte immense, guarda che buchi nella montagna. Baraccamenti della Colletta. Luca! Si mangia! Porella, cosa si è perso? Oi! Oh, che tu fai? Ecco. No, voi arrosticini. Arrosticini. Castrato. Si è persa. In casseruola. Rimani qua, bella. Sta qua. Che carino. Castrato in casseruola. Questo è il baraccamento della Colletta Giofferau. Invece, quello là sopra è proprio il Giofferau, il forte. Che a vederlo da qui è veramente notevole, di grandi dimensioni. Ora saliamo anche noi. Thank you.
Allora, noi stavamo un attimo aspettando, che sono le 11.50, a salire su perché c'è un casino di gente. C'è un traffico esagerato, contando che oggi è sabato e quindi volevamo un attimo aspettare un attimino. Però prima ci beviamo qualcosa. Abbiamo il frigorifero che sta frigando, che è una bellezza. Vuoi una birra? Vale, su, va. Ghiacciata. Su, su. Ah, io me ne scolo. Ah, a monte. Io mi scolo questa, un'aranciata. Vediamo un po' che dice l'amico. 94%, 75 watt, perfetto. Vi devo dare una pulita perché guardate qua la polvere. Ragazzi, 7 gradi. Vediamo se non mi esplode in faccia. Vabbè, saliamo, va. Ci sono almeno 100 moto. Vedi, una cosa che ai motociclisti manca è il frigorifero. I motociclisti gli manca tutto. Mm-mm. Moto, terza moto, quarta moto. Moto, 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 moto. Ho perso il conto, passato col piede. Moto. Siamo qua, siamo arrivati a Forte Giaffrao. Ci sono due aperture qui nella montagna. Vediamo al volo cosa c'è dentro. Ah, bello. Polveriera, ragazzi. Bellissimo, c'è tutto. Una polveriera completa, che vedete? C'è ancora tutta. Moto. Moto, 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 moto. C'è traffico oggi, Moto, moto. Bicicletta. Grande. Vai, si entra. Vediamo cosa c'è in questa. Ok, bello. Pavimento e legno e finestra, sicuramente polveriera. Questa è una grandissima polveriera, molto più grande. Bello. Siamo arrivati. Che colonna di Jeep. Hi-hi. Grandi, madonna, che giro. Che macchine, ragazzi, che traffico. Ciao. Che traffico, ragazzi, che macchinoni, tanta roba. Wow, guarda questo, che spettacolo, bello. Tutto confine con la Francia. Luca con la birra in mano.